Pace e bene a tutti, figlie e figli, anime sante e innamorate di Dio, fedelissimi teleradio ascoltatori di questa preziosa emittente che porta la voce di Padre Pio in tutto il mondo, ben trovati a questa nuova puntata di Caro Padre Pio, che come sempre vi vede assoluti protagonisti con le vostre meravigliose lettere. Già da un bel poco di tempo è terminato il periodo natalizio ed è cominciato il periodo cosiddetto ordinario, tra l'anno potremmo quasi definirlo feriale, ma davanti a Dio non esiste la ferialità, perché questo tempo, diciamo, prezioso anche ordinario va vissuto, ecco, come devo dire, straordinariamente nella sua ordinarietà, perché compiere anche il proprio dovere giornalmente, il lavoratore che giornalmente va a lavorare, la madre che sta in casa che giornalmente fa i servizi, i figli che giornalmente vanno a scuola, essere costanti, essere fedeli, essere devoti, è qualche cosa che nell'ordinarietà diventa straordinariamente grande. Perciò vi invito appunto a impreziosire anche questo periodo, che poi comunque lentamente ci porterà alla Quaresima. Ma cominciamo subito con la lettura delle vostre preziose lettere. Sono Salvina, una donna sofferente, che da 23 anni è parzialmente paralizzata. Oggi sono ancora più sofferente perché mio fratello ha problemi di salute. Vorrei pregare per lui perché lo sollevi da questa malattia. Prego anche per la mia famiglia che ogni giorno fa tanto per me. Beh, cara dolce Silvina, ecco, sono davvero contento, non perché per i problemi che mi hai descritto, ma perché tu parzialmente paralizzata ti preoccupi anche di altre situazioni. Caro Padre Pio, anche ieri, dopo le mie preghiere, mio figlio è tornato a casa, ha mangiato e adesso dorme. Ti ringrazio di averlo portato a casa. Tante grazie. Padre Pio, prende mio figlio per la mano, abbraccialo e fa che non si senta mai solo. Guidalo nella strada giusta, quella strada della vita. Manda gli amici veri e sinceri. Portalo via dalla strada della droga e delle false amicizie. Certamente tu hai pregato perché il Signore lo guidi per la strada della vita. Se imbocca la strada della droga è come se imboccasse la strada della morte. Fa che accetti l'aiuto che noi gli abbiamo proposto. Caro Padre Pio, rimani al nostro fianco, al fianco di mio figlio. Aiutalo a guarire. Prega anche per mia madre. Grazie mille. Eidrun, ma è un nome straniero, ma forse di qualche straniero che vive in Italia. Certamente hai pregato intensamente per questo tuo figlio, lasciamelo dire, sciagurato, perché vuole così rovinarsi da solo la vita, che è un dono preziosissimo di Dio. Ma sono quasi sicuro che Padre Pio ti ascolterà. Caro Padre Pio, ti ringrazio per la guarigione del sacerdote che ti avevo implorato. Finalmente qualche cosa anche di molto positivo, quindi qualcuno qui, non c'è nessuna firma, aveva pregato per il proprio sacerdote, e bisogna pregare tanto per i sacerdoti. E quindi questo sacerdote è guarito. Ora torno a implorarti la grazia per la mia situazione lavorativa e affettiva, che tu già conosci. Ti prego, aiutami a trovare la strada giusta. Illumina il mio cammino, perché sono stanca, affaticata e oppressa. Ti prego, strappa Gesù la grazia per me. Grazie di cuore. Beh, io non so se sei né maschio né femmina, immagino che sei una ragazza e ti voglio chiamare grazia, proprio perché voglio sperare davvero che Dio te la faccia questa grazia che tu, cara grazia, ecco, mi chiedi. Ecco, si è affaticata, stanca e oppressa, ma neanche a farla apposta, usate proprio l'espressione che dice Gesù nel Vangelo: venite a me voi tutte che siete affaticate, stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Quindi chiedi sempre a Gesù questa grazia meravigliosa. Caro Padre Pio, chiedo la tua intercessione presso la Madonna e Gesù, affinché la mia vita abbia un senso, che possa vedere la mia vita realizzata nelle cose in cui spero
E se Gesù non volesse che almeno non cada in depressione, come spesso accade, grazie, un altro anonimo, perché non vi filmate neanche, un nome sembra bene metterlo, ma mi raccomando, cerca di vincere anche in questo caso. Con Gesù puoi vincere tutte le depressioni di questo mondo, mi raccomando. Caro Padre Pio, prega per me. Fa che Gesù mi conceda di trovare l'uomo che mi sposerà e mi darà dei figli. Con lui vorrei intraprendere un cammino di fede. Ho 37 anni ed è desiderio grande di diventare mamma. Ti prego, Padre Pio, intercedi per me. Prega per me, Nadia. Ma certo, cara, dolcissima Nadia, a 36 anni, dovresti già essere mamma almeno di 4 figli, secondo i desideri che avrei io, che tutte le mamme dovrebbero avere figli numerosi, 37 anni già dovrebbe averne tanti di figli. Ecco, tu mi tocchi veramente il cuore, perché sono sicuro che non è colpa tua, perché oggi la gente è diventata un po' strana, molti si gloriano di essere single, non pensano proprio a sposarsi. Voglio sperare davvero che Gesù al più presto ti metta l'uomo giusto, non uno qualsiasi nella tua vita, perché possa fare con te, come tu stesso hai chiesto, un cammino di fede e anche un ottimo cammino matrimoniale nell'amore e nella fecondità. Caro Padre Pio, un'altra lettera, intercedi per me presso la Santissima Madre di tutti e il buon Gesù, perché possa guarire da questo male che mi tormenta e possa ogni giorno aumentare sempre di più la mia fede. Te lo auguro con tutto il cuore. La fede è il problema numero uno della nostra vita. Sono tanto triste, aiutami, ti prego, amo i miei figli e vorrei poter crescere con loro. Non so chi tu sei, ma ecco, in questo caso voglio sperare che tutti e due insieme, papà e mamma, chiediate di crescere insieme con i figli. Meraviglioso capire questo. Con i figli bisogna crescere insieme. Vedo anche qui in questa meravigliosa chiesa inferiore di San Pio una coppia con una meravigliosa figlia. Ecco, anche a voi vorrei dirvi, ecco, di crescere insieme con la bambina e regalarle questa meravigliosa bambina a tanti altri fratellini, mi raccomando. Ancora una lettera vorrei strappare alla regia, che già mi fa segno di chiudere. Vi ho mandato varie mail per la morte di mio padre Ottavio, ma finora non mi avete mai risposto. Voglio sperare che non sia così. Ecco, caro Paolo, che ti firmi alla fine, dice che noi non ti abbiamo risposto. Secondo me i motivi sono due: o perché non ancora ti riscriviamo perché ci vuole tempo, ti rispondiamo perché ci vuole tempo, o perché qualche puntata ti sia sfuggita. Se poi la lettera è andata smarrita, purtroppo non è colpa nostra, ma noi rispondiamo a tutte le lettere. Beh, andiamo avanti. I medici lo hanno fatto morire apposta, spero che non sia vero, per liberarsene, perché per loro era un fastidio e per noi, e poi per vendicarsi di me, perché alcune volte ho chiamato il 118 e perfino i carabinieri, perché non lo volevano aspirare. Quindi si sarebbero vendicati per questo motivo. Mamma mia, sarebbe proprio grave, grave, grave. Una denuncia gravissima di mala sanità. Voglio sperare che se è successo non succeda mai più. Papà aveva la disfagia, cioè inghiottiva male, per cui se non lo aspiravano moriva soffocato. E così è stato, in pratica, secondo te, lo hanno fatto morire apposta soffocato. Io ho un dolore fortissimo, non riesco più a dormire, a far niente, sto continuamente male. Vi prego aiutate. Ma caro Paolo, io ti vorrei proprio aiutare, ma più che con la preghiera, soprattutto se sei distante, non saprei proprio come poterti aiutare, ma tu stesso te ne puoi fare una ragione. Ormai tuo papà è morto, ha bisogno forse del tuo suffragio e bisogna assolutamente pregare anche per queste persone, perché se hanno commesso una cosa così grave bisogna pregare per la salvezza della loro anima. Questa regia sempre tremenda, proprio ripetutamente, mi dice di chiudere e io ubbidisco ancora una volta, ma le vostre lettere sono tante che io ancora una volta inserisco nella cartella blu preziosissima di Padre Pio. Scusate il rumore del microfono, un po' inevitabile. E insieme all'altra cartella in cui sono inserite tante vostre lettere che aspettano ancora addirittura di essere aperte, mi reco sull'urna
di San Pio, accompagnato anche da voi, per fare un'ulteriore breve preghiera. Ecco, se questi cari devoti si mettono a fianco a me, ecco, due a destra, due a sinistra, volete anche voi pregare con me, no? Ecco, voi forse avete sentito anche le lettere che ho lette, ora pregheremo per le intenzioni di queste lettere, le intenzioni che sono descritte in queste lettere, ma anche voi avete le vostre intenzioni. Vedo che avete voi una bella bambina con il fiocchetto rosso. Come si chiama questa bimba? Jessica. Ma tu lo sai dire? Come ti chiami? Dillo tu. Jessica. Jessica, meravigliosa figlia di Dio. Padre Pio ti vuole tanto bene. Adesso preghiamo. Vuoi bene anche a Gesù? Sì. Oh, che meraviglia. Allora, quando ci sono i bambini, certamente le preghiere arrivano più diritte al cuore di Dio. Ecco, tu magari mi mantieni un po' le cartelle, visto che c'è un aiutino. Io però qui ho una preghiera poesia che mi è stata mandata qualche tempo fa, l'ho già letta un paio di volte, ma siccome è bella, ecco, di tanto in tanto io la rileggo anche per la gioia di chi ha fatto questa meravigliosa e breve poesia in onore di San Pio. O Padre Pio, il tramite sei tra me e Dio. Rivolgo a te questa mia preghiera, mattino e sera. Riscalda il povero mio cuore di sommo amore per il buon Gesù e per il Padre suo divino. Fa che ogni mattina, quando il sole si leva e tutto brilla, cada una piccola stilla del sangue tuo lente, che mi renda ardente nella fede del Dio umanizzato, che sempre sia lodato. Ora tu prendi la poesia, mi dai le cartelle che adesso consegno a Padre Pio. Caro Padre Pio, dopo questa breve e bellissima preghiera ti consegno le cartelle ricolme delle lettere, consegnala a Gesù e digli che esaudisca tutte le preghiere, lui che è tanto buono e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Beh, Padre Pio prega per noi. Padre Pio prega per noi. Beh, grazie, grazie anche a Jessica. Vuoi rimanere con Padre Pio? Lì. Ma i fratellini, li vuoi i fratellini? Sì. Allora diglielo ai genitori, voglio tanti altri fratellini. E Gesù e Padre Pio ti faranno questa bella grazia. Beh, grazie anche a voi. Vedete, nel frattempo sono arrivati tanti fedeli. Questa è una trasmissione che va in diretta. Voi adesso state andando in diretta e milioni di persone vi vedranno. Ma pace e bene.